Franco ha già messo l'ultima marcia. Vediamo che 35-40. Basta poco! Via!
devono continuare lo spirito dell'agricoltura qui nei nostri paesi. Grazie Matteo, complimenti e un applauso. Allora, nella sfida tra Gianni Stefani e Fasan Franco, ha vinto Fasan Franco. La sfida dei Landini l'ha vinta il signor Fasan. Abbiamo bisogno del signor Fasan, che naturalmente gli interessa di più. Era partito rovescio? Lei ancora rovescio, mi pare. Sì? Siccome ha vinto la sfida pure con il signor Davide e con il signor Ciccio, l'ha sempre vinta lui. Sempre, niente, ha detto grazie, grazie alla partecipazione. Franco! Grazie! E anche come pure lo diamo il premio di partecipazione al signor Stefani. Giustamente, come partecipazione ringraziamolo della sua goliardia, della sua simpatia e della sua pazienza a lasciarsi un po' canzonare dal sottoscritto. Tra Ferguson e 512 è stata vinta dal signor Cescon. Dov'è il signor? Eccolo qua davanti a noi, anche lui viene a ritirare il premio. Grazie per la sua magnifica vittoria. Proseguiamo nell'altra sfida, sfida tra il Tigre e il signor Meme. Ha surclassato il Tigre il signor Meme, ha vinto il signor Meme. In quanto il signor Giampaolo con la sua Tigre ha rotto gli artigli a metà percorso, però simbolicamente gli diamo il premio di consolazione e si arriva lo stesso. Grazie al signor Giampaolo. Con Landini 1000, 10.000, 100.000, cos'era quello lì? C'era un Landini che aveva sfidato il signor Ballardi e avendo vinto sempre comunque ha vinto il signor Ballardi. Il signor Ballardi nella sfida contro il Landini l'ha vinta il signor Ballardi, che l'ha vinta tutte e due le volte. Quindi ritira il premio ancora, lucetta di premi per il signor Giampaolo. Però al signor Fabio diamo il premio di partecipazione doverosa. Grazie per essere venuto qui, di essersi un po' lasciato canzonare dal sottoscritto. È sempre stato un piacere vedere persone sorridenti. Poi nella sfida Presolin Furia l'ha vinta Presolin proprio per un niente, per mero cingolo, come che si dice, no? E allora diamo il premio al signor Presolin col suo M45. Ricordo naturalmente che sta istruendo molto bene Matteo, appena premiato. Nella sfida poi tra Fabio e Ciccio, quindi tra il Landini e il McCormick, ha vinto il Landini. Quindi il signor Fabio fa un altro premio. Abbiamo vinto qualche cosa, allora si è preso il cappello, adesso gli diamo una maglietta. Grazie al signor Ciccio che ha lasciato vincere il signor Fabio, ma lui, visto che è stato così gentile con McCormick, gli diamo... Sì, sì, sì. Abbiamo dato anche a lui il premio. Proseguiamo velocemente nella sfida Ferguson Super Major Borga Ballardi. Si è imposto Ballardi due volte e quindi un altro premio al signor Ballardi. Lo asso a tutti quanti vincere perché si sapeva che giochi in casa, no? Come inizia è vero da far bella figura. Ferguson, del quale adesso qui abbiamo cancellato il nome, l'inchiostro si vede che è durato poco, e l'ha vinta il signor Dalla Nora col Same Saturno. Quindi il signor Dalla Nora ha vinto questa sua tirata. Dalla Nora Ballardi, Dalla Nora Same Saturno Ballardi Super Major, anche in questo caso vinta dal signor Ballardi, ma per poco. Per poco, ma che i vinti musi ne pigli e servivi. Allora il signor Ballardi un altro premio e ad Alanora quello di consolazione. Giustamente
quindi invito quelli che non hanno partecipato. Primo posto Baldo Daniele, secondo posto Fasan Memi, terzo Fasan Davide. Il podio quindi abbiamo Baldo, Meme e Fasan. Questo è stato l'ordine di categoria, quindi il primo Baldo Daniele, primo premio Baldo Daniele. Ecco il signor Daniele che si sta facendo strada, anzi sta facendo campo. La sportività giovanile non ha uguali anche qui a Cavalier. Il signor Meme va avanti che aspettava che io lo chiamassi. Cavallerescamente ha lasciato vincere i più giovani. Grazie anche a Davide. Proseguiamo con l'altra categoria. Allora, Fasan Franco, Stefano Gianni, i doppi casinisti come che si dice, i Landini, Landini 45, secondo voi chi è che può aver vinto una roba, una sfida del genere? Ma chi è che può aver vinto? L'ha vinta il signor Stefani Gianni. Mi sa che qua tanti ombrelli ma ancora non piove, vero? Complimenti al signor Gianni che ce l'ha messa tutta, l'ha fatta una sudata, dopo l'aveva vista che la tia Pascalazza la contendesa, no? Secondo invece è arrivato il signor Franco, Franco Fasan, anche a lui premio di consolazione. Adesso riassumiamo altra categoria, io e tutti quanti proseguiamo adesso. Premiazione finale, sfida tra, abbiamo il signor Zaghis e il signor Dallanora e Vallardi. Allora, in questa posizione partiamo dalla coda, possiamo partire dalla coda, il signor Zaghis al terzo posto, il signor Zaghis al terzo posto. Per pochissimo, ma sempre, sempre sul podio è arrivato. Al secondo posto abbiamo il signor Vallardi. Vallardi al secondo posto. Stavolta non è arrivato primo, ma... Al primo questa volta dalla Nora, che ha fatto il punteggio di aratura anche più alto di tutti quanti. Ha fatto una larghezza, per i più amanti delle curiosità, di ben 75 con una profondità di 40. Questo è per i più curiosi, per gli addetti al settore. Questa è stata la premiazione che mi hanno incaricato di fare.